Countdown, 5 minuti in compagnia di un nuovo ospite, questa volta è Ian Casella, un esponente di spicco della sinistra in provincia di Savona ed era anche nel listino di Rete a Sinistra. Casella, un commento a quello che è avvenuto alle elezioni regionali. Siete soddisfatti di quanto è accaduto come risultato? Diciamo che per quanto riguarda la nostra lista il risultato è buono, anche se si poteva di sicuro fare di meglio. Io non mi ritengo che nessun candidato, nessuna lista può ritenersi soddisfatta di un risultato politico che perché vede quasi la metà dei cittadini col diritto di voto di astenersi dalle urne. Questo vuol dire che la democrazia in questo momento nella nostra regione non gode di buona salute, se non c'è la partecipazione cittadina alle scelte, non è, come dice il Presidente del Consiglio attuale, che l'importante è aver vinto e l'astensione è un problema secondario. L'astensione è il primo dei problemi in una democrazia rappresentativa. E per quanto riguarda noi, penso che sia stato fatto un buon primo passo, un buon inizio, anche se si pensava di poter andare oltre. Secondo me siamo mancati nel riuscire a coinvolgere quei tanti elettori delusi che non volevano andare a votare e che non sono andati a votare, e noi su quell'area dobbiamo lavorare molto, perché dobbiamo riconquistare un elettorato che a sinistra molti elettori sono rimasti a casa e non sono andati a votare, e questo bisogna fare un'analisi del perché, della nostra capacità, della capacità della sinistra di parlare al popolo, alla gente, cosa che altre formazioni oggi fanno meglio, o a volte magari parlando esclusivamente solo alla pancia, ma noi dobbiamo ricominciare a costruire un consenso, non solo inseguirlo, ma costruire un consenso con l'esempio di una buona politica e con l'esempio stesso delle persone che agiscono sul territorio, parlando di problemi veramente vicini alla gente e non solo di massimi sistemi. Ecco, abbiamo parlato del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che dice il problema non è l'assenzialismo, il problema è vincere, però in Liguria lui non ha vinto perché la sua candidata Raffaella Paita è stata sconfitta e subito dopo che è stata sconfitta ha dato la colpa a voi, a Pastorino. Lei è d'accordo? Assolutamente no, io penso che in Liguria è arrivata una sonora sconfitta, una sonora bocciatura di Renzi. Io penso che forse l'unico dato positivo di queste elezioni regionali, perché poi ovviamente dal mio punto di vista l'ex qua della Lega è qualcosa che mi spaventa, ma la lezione che è stata data a Renzi nelle urne, cioè la bocciatura di un elettorato storico di centro-sinistra che ha bocciato le proposte e le azioni di governo Renzi, è secondo me un buon segnale di un elettorato che non segue più il personaggio mediatico del momento. Non sono di quelli che dicono che Renzi è uguale a Berlusconi, ma con Berlusconi ci abbiamo messo 20 anni a capire che era un bluff, forse con Renzi gli italiani ora ci possono mettere un po' meno, sperando che poi non pensano che l'alternativa sia Salvini. Sembra di capire che un'alleanza tra Partito Democratico attuale e le formazioni che sono a sinistra sia qualcosa di improbabile. Ma ora direi che è molto, molto difficile, anche perché non c'è, pare che l'interesse non ci sia da nessuna delle due parti. Io penso che oggi la sinistra debba fare la sinistra, prima di dirlo, nel farlo. Dobbiamo, secondo me, lavorare sui modelli della sinistra di altri paesi europei, dove si sono in Germania, in Francia, in Spagna, in Grecia. La sinistra parlando si è riuscita a dare dei progetti comuni e sono diventate proposte di sinistra di governo. La mia ambizione non è fare l'eterna opposizione rappresentativa e portare su una bandiera. Io sono con idee coerenti, serie e chiare, quindi non con la sinistra che vuole diventare destra per arrivare al potere. No, la sinistra che sia sinistra, ma io sono per l'idea di una sinistra che sia pronta a governare, perché la situazione drammatica che vive la nostra gente esige un cambio di rotta, e un cambio di rotta vero lo dai governando. È evidente che la sconfitta, anche analizzando i numeri,
la sconfitta della Paita è una sconfitta della Paita e del PD e di Renzi, non è dovuta a una scissione, anche perché, sia chiaro, io, come penso molti altri, piuttosto di votare la Paita avremmo votato il Movimento 5 Stelle se saremmo andati a votare. A votare ci sarei andato di sicuro, perché è un principio fondamentale, un diritto, dovere da portare avanti sempre dal mio punto di vista, però di sicuro non avrei votato la Paita. E sul punto dei 5 Stelle penso che se ci fosse minor chiusura da parte soprattutto di Grillo e una maggior nostra capacità di coinvolgere, minore puzza sotto il naso, diciamo, quando si parla di grillini, io penso che oggi sono troppe le tematiche che uniscono simili a queste nostre formazioni per non instaurare quantomeno un dialogo per portare nelle istituzioni e fuori dalle istituzioni, portare avanti alcune battaglie comuni, come fortunatamente alcune cose sono state fatte, come sui rifiuti zero o la battaglia sui referendum e i beni comuni. E quindi penso che oggi questo PD ha cambiato radicalmente la sua natura. Non si tratta più neanche di un partito di centrosinistra riformista, un partito che ha maltrattato i sindacati, che ha perso la capacità di legarsi a quel popolo storico che lo ha sempre votato, e con l'illusione di sfondare a destra, ma la sua destra non ha sfondato. Quindi si trova in una situazione molto difficoltosa. Noi non dobbiamo porci il limite solo l'idea di Renzi PD. La sinistra esiste esiste senza l'incubo di fare l'alleanza o meno col PD, se no l'autonomia non la crei mai. Noi dobbiamo costruire un progetto credibile e che sia il faro dell'alternativa in Italia, senza questo senso di subalternità al Partito Democratico, che non è quello il punto. E quindi la Liguria come possibile laboratorio per nuove alleanze anche a livello nazionale, in grado di sostituirsi o superare il PD in quanto a consensi. Questa mi pare essere la proposta di Ian Casella. Sì, diciamo che nel senso, io parlavo quantomeno di dialogo, io parlo in questo senso a titolo personale. Se trovo dei candidati o degli elettori, delle persone con cui spesso mi confronto, e se analizzando i temi ci concordo, sono quasi sempre i 5 Stelle. Poi le diversità sono notevoli e sotto gli occhi di tutti. Anche un'idea diversa di mettono in secondo piano il problema dell'antifascismo come se non fosse una tematica centrale, per noi la è, altre tematiche sul lavoro, non sempre siamo concordi su tutto, però io penso che anche in regione oggi una proposta, un'azione comunale, in consiglio regionale comune possa portare un buon lavoro, quello che purtroppo un po' meno è stato fatto anche se qualcosa è stato fatto anche lì a livello parlamentare. Abbiamo spesso visto le risse tra SEL e 5 Stelle, quando invece secondo me c'erano le possibilità di fare una proposta comune. E questo, autocritica nella sinistra, è anche un atteggiamento che deve cambiare da parte di Grillo in particolare, perché poi io sono dell'idea che lui di Grillo è diventato quasi un limite per un movimento, perché ha creato dei giovani capaci di parlare e di fare politica molto bene, e infatti il risultato buono di queste regionali è andato anche di pari passo con un minori toni e meno esternazioni un po' deliranti, ma parlando di programmi, di progetti. E noi quello che dobbiamo fare, parlare di progetti, programmi ai cittadini, riconquistare i nostri spazi, ritrovare il dialogo, la capacità di un dialogo continuo, e poi una credibilità e una formazione politica che non possono essere cartelli politici diversi verso ogni elezione, una volta la rivoluzione civile, sinistra arcobaleno, federazione della sinistra, dall'altra parte SEL, no, che la formazione che si sta costruendo oggi deve essere un riferimento a livello locale, ma anche un riferimento a livello nazionale, in modo da dare una credibilità all'elettore che se no va a votare con poca consapevolezza, e poi la politica non si fa poi solo per il voto, ma bisogna avere delle persone che ci credono e con cui insieme puoi cambiare la società.
e sicuramente il nostro ospite nella politica e nei suoi ideali ci crede davvero. Io ringrazio Ian Casella e l'appuntamento sempre qui su Countdown.